Good morning ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi trasmetterò direttamente dalla cucina perché sono stanco, mi fa fatica spostarmi e quindi andrò direttamente di qui. E in questa nuova video lezione parleremo dello sviluppo tecnologico dell'uomo legato soprattutto ai vari metalli che sono stati scoperti durante le prime fasi dell'umanità. Sarà una lezione più breve delle altre, quindi avrete un pochino meno da studiare per la prossima volta e vi auguro come sempre una buona video lezione e partiamo con il PowerPoint. Oggi parleremo quindi dell'età dei metalli, l'evoluzione dell'uomo legata alle innovazioni tecnologiche, quindi parleremo di quelle che sono state le novità principali a livello tecnologico in questo periodo dello sviluppo dell'umanità. Innanzitutto partiamo con questa linea del tempo che ci accompagnerà più o meno in tutte le slide, in cui vediamo scandito questo periodo di tempo in base a determinati materiali che sono stati utilizzati dall'uomo. Quindi avremo l'età del rame che va più o meno dal 5000 a.C. al 3300 a.C., l'età del bronzo dal 3300 al 1200 a.C. e infine l'età del ferro che va dal 1200 al 600 a.C. Più o meno nel 5000 a.C. abbiamo la nascita della metallurgia, che sarebbe in pratica l'arte di forgiare i metalli. La nascita della metallurgia fu molto importante perché portò a un'ulteriore divisione del lavoro. Infatti ci furono coloro che dovevano occuparsi dell'estrazione delle materie prime. Infatti i minerali utilizzati dovevano essere separati dalla pietra e quindi si cominciò in un'opera di estrazione delle materie prime. Oltre a questo, si cominciò anche a fondere e lavorare il metallo. Infatti, come nasce la metallurgia? La metallurgia nasce dal fatto che gli uomini primitivi si erano accorti che se alcuni metalli venivano posti sul fuoco, si ammorbidivano, potevano essere modellati e quindi poi si poteva dargli la forma che si preferiva. E quindi comincia a nascere una nuova figura, un nuovo lavoro, che è quello del fabbro. La figura del fabbro è una figura fondamentale in quest'epoca e era un lavoro ritenuto molto importante nelle società primitive, infatti era considerato quasi una specie di stregone, per cui la figura del fabbro assume appunto una grande importanza. Per quanto riguarda l'età del rame, siamo quindi, come abbiamo già detto, nel 5000 a.C. e il rame è il primo metallo che si scopre che può essere appunto forgiato e può assumere diverse forme. Quali sono, gli impieghi di questo materiale? Innanzitutto l'agricoltura, quindi si comincia a migliorare gli strumenti che fino a quel momento erano a pietra, vengono migliorati, poi le armi, ovviamente usate per la caccia ma anche per difesa del gruppo, e infine anche gli oggetti artistici, quindi oggetti che venivano utilizzati appunto per scopi solitamente magari religiosi. Durante l'età del rame si scopre anche un altro materiale, ora io a battuta vi ho messo bellissimo, uno stagnetto, ma tanto per farvi ricordare con questa immagine il nome di quest'altro materiale, che è appunto lo stagno. Il materiale dello stagno venne scoperto durante l'epoca del rame e sarà fondamentale, perché infatti durante l'età del bronzo si scoprì che fondendo il rame allo stagno veniva fuori un nuovo materiale, che è appunto il bronzo, che era molto più resistente e più malleabile rispetto al rame, quindi era un materiale molto meglio utilizzabile da parte degli uomini primitivi. Uno però dei problemi a cui dovettero far fronte gli uomini in questo periodo fu che lo stagno era un materiale particolarmente scarso, quindi coloro che si ritrovarono vicini a dei giacimenti di stagno, si ritrovarono di fianco a una fortuna e questo stimolò molto il commercio, proprio perché chi aveva lo stagno sapeva che aveva un grande valore e quindi lo poteva rivendere sul mercato, a prezzi, ovviamente siamo ancora in un'epoca di baratto, comunque a prezzi molto alti. Infine abbiamo l'età del ferro, che io vi ho genialmente messo con Tiziano Ferro, che va dal 1200 al 600 a.C. Questo materiale fu scoperto dal popolo degli Ittiti, che ne ebbero per un certo periodo il monopolio, cioè erano gli unici a possedere questo materiale. Questo vantaggio tecnologico era un vantaggio fondamentale e portò gli Ittiti a diventare uno dei popoli più potenti dell'epoca. Per quali motivi veniva utilizzato il ferro? Come un po' accadde per il rame, per l'agricoltura, quindi vennero migliorati gli aratri in particolare e i vari attrezzi, le pale, le vanghe, le zappe, eccetera, eccetera, e le armi. Quindi
Questo materiale fu fondamentale perché l'agricoltura migliorò di molto. Grazie al ferro si poté lavorare alcuni campi che in passato non potevano essere lavorati perché avevano dei terreni troppo duri e non si riusciva a rivoltarli con gli attrezzi di pietra o di rame. Adesso col ferro anche questi campi potevano essere lavorati e le armi ovviamente davano grande potenza a questo popolo. Lo sviluppo di questi materiali portò di conseguenza anche a un aumento dello sviluppo del commercio. Abbiamo visto che il commercio nacque grazie all'agricoltura, poiché avanzavano i cibi, però fu proprio grazie allo sviluppo dei materiali che il commercio conobbe un ulteriore incremento. I principali centri commerciali furono quelli del vicino Oriente. Quando parliamo di vicino Oriente antico parliamo della zona della mezzaluna fertile, quella che attualmente noi chiamiamo Medio Oriente più o meno, quindi siamo nella zona più o meno dell'Iran, della Siria, della Palestina, siamo in quella zona lì. E di questo periodo, che si collega ovviamente al discorso legato al commercio, fu anche l'invenzione della ruota. Infatti l'invenzione della ruota avvenne nel quinto millennio avanti Cristo, cioè siamo circa 7.000 anni fa. Quando parliamo del quinto millennio avanti Cristo, parliamo del periodo che va dal 5.000 avanti Cristo al 4.001 avanti Cristo. Quindi siamo più o meno 6.500 anni fa, 7.000 anni fa. E in questo periodo, appunto, venne scoperta la ruota che ovviamente portò a un miglioramento negli spostamenti degli esseri umani e quindi fu un'invenzione fondamentale, sfruttata soprattutto ovviamente in ottica del commercio. Un'altra cosa che emerge da questo sviluppo del commercio fu l'aumento del valore dei metalli, perché a differenza di tutte le risorse di cui abbiamo parlato fino a questo momento, i metalli erano le uniche risorse non rinnovabili. Che cosa significa risorsa non rinnovabile? Era una risorsa che non poteva essere coltivata o allevata, ma poteva semplicemente essere trovata attraverso appunto le varie miniere, recuperata ed utilizzata. Ma per esempio in agricoltura una pianta si poteva tenere da parte i semi per poi riutilizzarla, no? Oppure nell'allevamento si faceva sì che gli animali si accoppiassero per avere poi dei nuovi animali. Ovviamente questo non poteva essere fatto con i metalli. Per questo motivo il loro valore era molto alto, proprio perché erano delle risorse che non si trovavano così facilmente in natura e che non potevano essere replicabili. Bene, io con questa ultima slide vi lascio. Questa video lezione, come vedete, è stata un pochino più breve. Spero che facciate un buon lavoro e ci vediamo in classe.